docente e poi preside in vari istituti di scuola secondaria, non solo isolani, ha dedicato gran parte della sua vita, oltre che all'educazione dei giovani, anche alla promozione sociale e alla crescita intellettuale della nostra isola. Presidente prima della FUCI, poi dei laureati cattolici, ha assunto nel corso del tempo incarichi politici, sportivi e culturali di rilevante importanza, tra i quali la presidenza del comitato costituito per la celebrazione del 150° anniversario del Porto d'Ischia e la responsabilità culturale delle celebrazioni del 500° anniversario delle nozze di Vittoria Colonna e Ferrante d'Avalos, per non dire di altri numerosi compiti e insieme riconoscimenti attribuitigli. Le sue pubblicazioni, molteplici e puntuali, rivelano certamente l'animo di un isolano amante della sua terra, ma innanzitutto di uno studioso proclive alla ricerca, all'indagine e alla scoperta. In questa duplice ottica si pongono gli studi su Vittoria Colonna e quasi tutti gli altri scritti, editi o ancora inediti, in prosa o in versi. Per questi motivi l'associazione, lieta e grata, gli riconosce un merito speciale per il cospicuo impegno profuso nel campo della cultura e nell'attuazione degli scopi sociali. Grazie.
Ora passo la parola